Nella notte di Capodanno, una nuova tendenza ha invaso Instagram sotto il nome in codice di Gino. Nonostante questa sembri essere una semplice burla, in realtà nasconde dietro di sé un messaggio subliminale messo in giro da The Pokémon Company. Analizziamo bene la parola Gino. Abbiamo una G, una I, una N e una O. Partiamo dalla fine. Sappiamo che la O è una lettera a circuito chiuso, una lettera che sta ad indicare un ritorno sempre allo stesso punto, un ritorno a un'origine. Abbiamo poi la parte centrale formata dalla parola I e dalla parola N. Non mi viene in mente niente legato al mondo Pokémon. Già, la parte centrale della parola Sinnoh. La parola Sinnoh, che è la regione dei giochi di quarta generazione. E infine la G, che sta ad indicare, ovviamente, il Pokémon Giratina. In tutto ciò, nonostante tutto ciò possa già bastare, sappiamo anche, ragazzi, una notizia fondamentale che ci fa sicuramente dire che Gino rappresenta un grandissimo Sinnoh confirmed. Difatti, ragazzi, in Pokémon Platino, il gioco per eccellenza di Giratina, uno dei nomi da scegliere per il rivale è proprio Gino! E quindi si fanno le visual! E quindi Sinnoh confirmed! E quindi per Switch! E quindi faccio i soldi! Cancellerò sto video. Scusate, è Capodanno. Buon anno a tutti.